Insomma, adesso però è un altro momento di quelli importanti, perché abbiamo un altro ospite internazionale, direi. Il nostro chef Antonello Rigatone. No, Pennetta? Com'è? Antonello Pennetta? Non mi ricordo, Antonello Pennetta, Antonello Rigatone. Antonello Rigatone era il vecchio nome del primo al principio. Era Tortello il primo. Era Tortello, poi Rigatone, poi adesso Pennetta, il nome definitivo. Quindi Antonello Pennetta è qui ai microfoni di Radio More Napoli. Vincolo tutto a Mancina. Lui che ha questo accento un po' emiliano, però no, proprio completamente dov'è? Emiliano, perché sapete benissimo che se il cuoco non è emiliano, non è un cuoco. Non funziona bene, che non lei funziona. Invece è di Cava di Tirreno. Ecco, esatto. Quindi è di Cava, però questo accento emiliano che ha conseguito negli anni. Sì, che ho conseguito con dopo all'età di alle tenere età di 29 anni. Sono andato 6 mesi a Casalecchio sul Reno. E insieme ci ho acquistato questo accento, non me lo sono più levato, non me lo so. Vabbè, bellissimo. Insomma, questo perché comunque le serve per dare un po' quell'immagine da grandissimo chef, sì, qual perché, è? Sì, perché il tocco, lo chef, tutti dicono: guarda, tu sei nudi e chef. E allora io dico: guarda, che io sono un grande chef e lo dimostro dall'accento, perché senza questo accento lo chef non è credibile. È vero. Pensa un po' lo chef con l'accento di scafato. Non va bene, no. Anche un po' dalla sua fisicità esprime il concetto di chef. Sì, 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 anche dalla mia fisicità. Esatto. Il concetto di chef. Quindi... ok. E qui comunque per proporci sempre nuove ricette che scrive lei e che ritocca dandogli quel gusto in più. Quel tocco di Pennetta. Esatto. E oggi che cosa c'ha da darci in particolare? Oggi un burger di agnello e maiale in salsa genovese. Fantastico. Ti scherziamo. Mi raccomando, prendete carta e penna e cercate di prendere appunti, perché se lo fate sfuggire è finita, poi non ci riuscite. Allora, per fare un burger di agnello schiacciato, sai come si fanno con il burger, deve essere buono per essere schiacciato. È vero. Allora, innanzitutto si compra un burger dal salumiere. Già fatto. E si compra possibilmente non quello del macellaio, no, ma quello proprio con la confezione già fatta sprecata, proprio, capito? Già sprecata, proprio completamente vaffa in becco. Vabbè, lui comunque è molto impegnato, ovviamente appuntamenti durante la giornata lo chiamano perché, da destra a sinistra. No, ma perché vari ristoranti vogliono la consulenza, vogliono. Giusto, quindi prendere un burger. Col cavolo che gli demisce. No, gliela dia. È solo qui, dico, in esclusiva Radio More Napoli. Allora, se prende, si compra questo burger dal salumiere o anche dal macellaio, attenzione, bisogna comprare, per fare un burger bisogna comprare il burger e non il giusto. Ah no? È strano questa cosa, pensavo andasse bene. No, perché no. Si compra proprio il burger. Il burger, non vi confondete, mi raccomando. No, neanche il giusto, non prendete pollo o altre cose. Anche perché è facile confondersi tra burger e würstel. Stanno lì, siamo lì. Uno così. Faccia gesti, lasci stare. Insomma, prendete il burger schiacciatelo ancora di più, questo è un altro cosa, già è schiacciato, però quello schiacciato ancora un altro pochino, lo fa spiaccicato proprio, capito, sì, che sembra che diventa quasi come se fosse una sogliola. Ho capito, sì. Però non è una sogliola, no, è un burger, ecco, e non è un würstel, e non è un burger. E soprattutto non comprate la sogliola spacciata per il würstel, perché poi il sapore si conosce. Giusto, giustissimo. Allora, cosa fate con questo? Un po' di pomodorini secchi vicini ci mettete. Buoni, no? Buoni. Sì, sì. Poi io l'ho fatto proprio ieri sera. Ah, sì? Sì, sì, l'ho preparato per un ristorante, che purtroppo poi ti dico cosa è successo. Ok. Cioè, l'ho fatto questi, e poi ho letto questa cosa. Il mio amico mi ha telefonato e ha detto: mi raccomando, aggiungi anche dei chiodini. Dei chiodini? Sì, sì, dei chiodini e salsa di tartufo. Vabbè, è buona come idea. Nero. Sì. Ok. Che cosa è successo? Che io dove la prendo la salsa di tartufo nero di sera? Un po' difficile. I chiodini, vabbè, sono una cosa che ci trovo, ho trovato più o meno, ci stanno veramente, sì. Oddio, così. Ma sta scherzando, immagino. E purtroppo erano chiusi, e poi invece il tartufo non l'ho trovato. Ah. E allora cosa ho fatto? Ho bleffato un pochino. Ah, ok. Sono andato, c'è un campo di caprette qui vicino. Sì. Sì. Ho fatto una scoppellata di. Ho preso un po' di tartufo nero. Tartufo nero? Ah, sì. Ok. Ho fatto la classica cosa, sai, ho detto: guarda, che cosa sarà questo? Strano però trovare del tartufo così in un campo. Sì, qualsiasi. Infatti ho detto: ma sarà tartufo o è.
No, tartufo, no, è un problema. Era Pallini? Ma era Pallini. Oh mio Dio, ma mi dica per piacere. Alla fine ho detto, ma questo secondo me può anche essere spazzato per tartufo. Ma che cosa? Ma chi? E l'ho messo. Poi ho messo anche questi chiodini, no? Sparsi un po' qui, un po' là, piccoli chiodini. Li ha trovati sempre nel campo, i funghetti, sì, i chiodini piccolini. Sì, diciamo che ho preso nella ferramenta. Ma che significa la ferramenta, scusi, i chiodini? E poi alla fine il tocco mio finale è stata la caramellata alla senape. Una caramellata alla senape, buona, sì. Vabbè, ci sta, almeno sì. Questa. Una cipolla caramellata. Una cipolla caramellata alla senape. Alla senape. Wow, vabbè, difficile da preparare comunque. Quindi non era male la cosa. No? Non era assolutamente male, non era. E beh, che è successo in questo ristorante dove l'ha proposto? È venuta l'Asla. Sì. All'improvviso. E ha voluto controllare un po' gli ingredienti. È rimasta un po' sconcertata perché dice, scusa, ma questi qua sono dei chiodini. Ok, lei ha detto sì, l'ho preso dei funghi. Sì, l'ho preso, ho comprato. Ha detto, ma lei è impazzito, mette i chiodini. Ha detto una cosa. Ha detto, guarda, io ho la salsa genovese, io sono rigoroso. La salsa genovese, sono andato fino a Genova. Ok. Ho comprato un chilo di salsa genovese. Sì. Allora hanno detto, no, un chilo non te lo possiamo dare. Come perché, no? No, siamo genovesi, tagliamo un po' di meno. Ah, vabbè, sono famosi per la loro manina un po' corta. Tutto vero, se una mano un po' corta. Allora, vabbè, dico, però i chiodini, ho fatto tutto rigoroso. Ha detto sì, ha detto, ma quanto si parla di chiodini, hanno detto loro, ci sono i funghi? E non esatto, i chiodini. Certo. E io mi sono un po' confuso, ho preso i chiodini a ferramenta. Ma che sta dicendo? Come fa a confondersi? Ha preso i chiodi? Per cui hanno chiuso l'ASL, perché hanno chiuso l'ASL? Hanno chiuso non l'ASL, hanno il chiuso, ristorante. Ma per un motivo molto semplice, perché ci sono alcune persone che sono andate all'ospedale. Ah, li hanno pure mangiati i chiodini? Sì, che ho fatto assaggiare. Oh mio Dio, ma scusi, ma quanti erano grandi questi chiodini? No, poi ha preso quelli piccolini. Quelli piccoli? Ho preso quelli di 5 centimetri. Tipo quelli per chiudere i quadri, sai, sì, per mettere le tele. Picco, ho detto, ma che sarà mai? Male che va. Lei fa della... un bucherellino, succede bene. Poi i chiodini insieme a questi tartufini, spacciate il tartufino, cacchette di capretto. Ma che schifo! Cioè, però non è che hanno fatto chissà che danni. Ma le ha fatto mangiare la gente cacchetta di pecora e vuoi chiodi? Sì, un po' di... Poi la capretta si mangia il capretto. Ho capito che si mangia è il buono, capretto. Buono, cioè, il capretto è buono. E lo so. Anche la cacchetta è buona. Ma quando mai? Ma è piacere, senta. Cos'è? E allora questi due mi hanno cominciato a imputare delle cose. Io ho detto, guardi, lei sta parlando con Antonello Pennetta. E allora mi ha detto, questa penna se la metta. Questa pennetta se la metta. E io ho detto, guardi, meno male che ho cambiato cognome. Perché una cosa è mettersi una pennetta e una cosa è mettersi il rigatone. È giusto, non ho capito. Ho cambiato cognome, giusto di giusto. La ringraziamo, cioè non saprei manco se dovrei. Purtroppo sono agli arresti domiciliari. Perché dico, il ristorante si è chiuso. Sono stato e mi hanno imputato questa cosa, dico, ma molto metti diritto a omicidio colposo. Ci siamo quasi, perché guarda che i chiodini non è che fa molto bene. Sì. Bucano lo stomaco, possono morire. E tre sono fin di vita. Ecco. Uno è quasi andato. Okay. Si speriamo che non va completamente, perché altrimenti una carriera di un grande chef come me, guarda, tu ce ne sono 10 chef, però con questa cosa c'è dei problemi grossi. Riempiono di complimenti. Ma poi una curiosità, lei non li assaggia mai questi piatti che fa? Ma dico, guardi, io non sono di parte. È chiaro che se li assaggio io, ovviamente sono di pari, questo è buono, no? Ho capito. Allora faccio assaggiare ai clienti direttamente, come ha fatto assaggiare lei al gamberetto. Che ha confessato che erano buoni. Ma buonissimi! Poi dopo si è capito questa cosa che è uno scarafaggio. Che è uno scarafaggio. Io non mi faccia pensare. Vabbè, grazie mille Antonello Pennetta. Volevo ringraziare tutti quanti voi, se c'è un buon avvocato, per favore. Spero per lei che riesca a trovare, perché altrimenti se li fa un paio d'anni di galera. Va bene. Forse anche di più. Grazie mille. Assolutamente. No, cucina tutti in carcere. Arrivederla. Radio Amore Napoli.